Amici carissimi, salve, anzi colleghi, perché qui parliamo di riordino, quindi un filmino. Oggi sono venuto qui a Genova, sono al reparto mobile hanno cercato di annegare i dispiaceri con del vino, me ne hanno lasciato una bottiglia. E non hanno battuto. Allora, su questa questione del riordino, oggi ho chiesto all'amministrazione il testo definitivo perché pare che ci sia qualche elemento di peggiorazione. La manovra di defiscalizzazione che avrebbe dovuto portare qualche miglioramento di carattere economico pare che sia limitata dal tetto dei 28.000 euro annui. Quindi questo significa che solamente chi fa servizi interni, chi non fa nessun tipo di straordinario, quindi parliamo di agenti, all'inizio della carriera può essere che loro ci stiano dentro. Quindi con questa defiscalizzazione potrebbero andare a prendere più di un agente scelto, quindi nasceranno poi anche dei problemi in questa direzione. Ma la cosa di cui volevo parlarvi è che questo riordino è talmente una cosa disgustosa ed è talmente chiara perché, vedete, mentre sul tetto salariale hanno potuto fregarvi, parlo degli altri miei non colleghi sindacalisti, vi hanno potuto fregare perché? Perché la menzogna tutto sommato teneva, perché era difficile spiegare il perché. Da una parte entrava 10 e da quell'altra usciva 15, perché era, in tanti modi era complicata la cosa. Questa volta i gradi non solo si vedono, si toccano. Volete sapere questo riordino? Qual è? Come fate a darvi una risposta? Per sapere, ve la date da solo. Dovete chiedere o dovete interrogarvi dal testo. Quando? Cosa diventerò? Quando lo diventerò? E con che strumento lo diventerò? Quanto prenderò in più economicamente e quanto invece perderò economicamente? Perché se vi date una risposta a queste 5, vedrete che c'è una fregatura colossale. Allora, è talmente chiara la questione che ho già spiegato, perché ci sono soltanto 4.000 posti in più per i sovrintendenti. Da sovrintendente, quindi per gli assistenti capo, che ho fregato in gran parte allo stesso, al pari grado dei tecnici, e ci sono soltanto 1.000 posti in più per gli interni da sovrintendente nella quota rubata agli esterni. Niente di più, niente di meno. E tutto il resto è tutto declassato. Ma io, siccome arriveremo poi dopo a spiegare meglio nei prossimi giorni, stiamo terminando, appena ricevo ufficialmente dall'amministrazione la bozza che è stata inviata al Parlamento, ho già preparato anche una sintesi e cercherò anche di fare uno schema, insomma, usciremo subito per darvi il definitivo della situazione, in maniera più, diciamo, semplice da comprendere e da leggere. Saranno due schede per ogni qualifica, quindi sarà abbastanza facile. A seguito di questo però voglio dire una cosa, che questo riordino è molto importante perché è un test sotto il profilo etico-morale, è un test sotto il profilo psicoattitudinale, perché è talmente sporcaccionata quella che ci hanno fatto con il concorso di sigle interne, che se non stracciarete quelle tessere, allora significherà che purtroppo la comunità intera non ha un futuro perché è troppo marcia ed è disposta a sacrificare sull'altare delle miserie quotidiano qualsiasi proiezione futura per noi e per la funzionalità dell'amministrazione e per il bene della società. Sotto il profilo psicoattitudinale, perché è talmente chiara la cosa che se uno non la capisce, allora c'è un problema. Non ci sono altre soluzioni. Gli 80 euro per mantenere l'operazione degli 80 euro è stata una cosa infausta, perché sull'altare di quegli 80 euro noi abbiamo sacrificato tutto, il riordino e anche un futuro contratto decente. Pare che a settembre, dalla bozza definitiva, i soldi dal bonus degli 80 euro transiteranno al riordino. Quindi calerà lo stipendio a tutti di 80 euro e si trasformeranno in 32 medi da spalmare, quindi un agente che prenderà 31 euro. Se l'opera di defiscalizzazione è confermata, quello il tetto dei 28.000 euro, non ci sarà nient'altro. Quindi vi ciuccerete 32 euro e ne perderete 89. Scusate, 80. Fatevi il conto, quanti sono? In meno, circa 48-50 euro in meno.
Questo è, allora, poi mi si deve spiegare se questo riordino o non riordino è un qualche cosa che avrà un senso. Ricordatevi, questo riordino è nelle vostre mani. Se avrete la forza di stracciare 20-30 mila tessere nei cortili delle caserme, di chi ha mentito, fosse anche il SAP, di chi ha mentito, di chi vi ha mentito, perché vedete, la cosa che mi fa imbestialire è che fino a ieri, andate a vedere, tutti i consortieri del cartello hanno firmato il documento. L'ultima settimana, 10 giorni, quando hanno visto che la comunità interna si sarebbe rivoltata perché gli umori erano disastrosamente disastrosi, compresi nei quadri periferici, allora Mazzetti se ne esce fuori l'UGL con il Titanic, ma contro quell'iceberg, chi gliel'ha portato fino al giorno prima? Poi è bellissimo il Consap che dice: no, ma qui gli ispettori superiori, scusami, dico, ma qui guardate che siamo al 20, non mi ricordo se è il 20 o 22 febbraio del 2017, non del 2015. Queste cose sono 2 anni che dovevate dirle. Poi anche il SIP dice: vogliamo gli 80 euro. Poi contestualmente criticano. Adesso fanno anche il volantinaggio nelle questure. È per quello che parlo di test psicoattitudinale. Perché se ci facciamo imbarbagliare da queste quattro minchiate, è sufficiente che voi andiate sui siti di tutti i sindacati e verifichiate in questo percorso, perché è stato questo, l'ultima settimana rappresenta soltanto questo centimetrino qui. Tutto il resto è stato fatto in concordia con il progetto. Noi l'abbiamo contestato dal primo giorno perché era sbagliato. Lo abbiamo detto al ministro. Questi soldi, 927 milioni, sono un'opportunità. Non sono tutto quello che serviva, ma sono un'opportunità. Non buttateli via in una riparametrazione chiamata riordino, che riordino non è, perché la comunità interna non è fatta di rincoglioniti patentati. La comunità interna se ne accorgerà, perché quando ci sono 42.000 assistenti capo che non troveranno gratificazione con quei 4.000 posti in 10 anni fino al 2016, e non riuscirete a fargli comprendere, non comprendere, a vendergli truffaldinamente che il prossimo concorsone per 3.008 o i concorsi normali per le vacanze fanno parte del riordino, perché quelli c'erano lo stesso, non c'entrano niente. Cari colleghi, la palla del riordino è nelle vostre mani, sta a voi farvi prendere per il culo o quantomeno ribellarvi. Un abbraccio.